raga, e benvenuti in questo video. Sarà un video molto diverso dal solito e molti di voi sono abituati ai miei talk finali in telecamera, che a volte alla fine dei miei video metto delle clip in cui vi parlo apertamente, e ho pensato oggi di filmare un video totalmente in questo modo, in cui semplicemente rifletto. Sto tipo qua sul terrazzo a Barcellona, sto prendendo un po' di sole e vedo il mare là in fondo, che è tipo stupendo veramente, e mi è venuta voglia di tipo condividere con voi un pensiero che ho in testa da un pochino di tempo, e penso che negli ultimi giorni soprattutto è uno di quei pensieri che continuamente mi ritorna in mente, quindi pensavo di parlare con voi. In generale sto su YouTube da un sacco di tempo e sarebbe stupido per me pensare che se io continuo a fare la stessa identica cosa avrò una seconda, diciamo, crescita e rebirth del canale. Se noi prendiamo come qualsiasi business c'è quello che si chiama il life cycle curve, o life cycle of the business, life cycle of the product, che è praticamente questa curva che magari metto adesso sullo schermo, oppure potete andare a cercare su Google, in cui praticamente ci sta una fase in cui c'è una crescita, c'è un picco e poi è seguito da un declino, e l'unico modo per non avere questo declino è, diciamo, reinventarsi, quindi nel senso di un prodotto è innovare e trovare un altro prodotto, in un senso di un business completamente è di magari trovare, appunto, innovare tutto il business, trovare un altro mercato eccetera eccetera, o completamente cambiare tipo di prodotti eccetera eccetera. E io, lo sapete, alla fine sono un ingegnere. Mi sono laureato con master in ingegneria e tipo ho iniziato a fare fitness perché quella era la mia passione, ma era anche il modo per me per poter, diciamo, non essere obbligato a trovare un lavoro in ufficio. Avevo praticamente lavorato già alla Shell per un anno come ingegnere, e mi ricordo che a 23 anni mi svegliavo la mattina e non mi piaceva per niente dover essere obbligato, diciamo, ad andare in ufficio, ed è da lì che dopo tipo 4-5 mesi che mi svegliavo e andavo in ufficio, che ho iniziato ad andare in palestra alle 5 di mattino perché era l'unico modo che io riuscissi a cope, quindi l'unico modo che io riuscivo ad andare al lavoro senza essere completamente depresso era vai in palestra e tipo ti alleni, così c'è il rilascio di endorfine alle 5 del mattino e poi vai al lavoro. E quindi quando stavo là, 23 anni, dico cavolo, ma io ho lavorato tutto questo, sono andato all'università, mi sto laureando come ingegnere, per poi cosa? Per poi restare a 23 anni, iniziare la mia carriera e stare in un ufficio che non mi piace per niente. E quindi anche per quel motivo, dove io avevo visto, appunto, seguito degli altri youtuber che avevano, letteralmente avevo visto la loro crescita da zero, e questa è una cosa che non vi ho mai veramente detto da nessuna parte. Avevo praticamente visto 2, 3, 4 youtuber, Ryan, al tempo Kino Body, chi altro, anche Guzman fino a un certo punto, li avevo visti letteralmente costruire qualcosa da zero, e avevo pensato, sai cosa, forse lo posso fare pure io. E quindi è da lì che ho iniziato sui social, e quindi è da 5-6 anni che io sto postando video su YouTube. E se noi lo vediamo molto oggettivamente, quindi senza metterci, diciamo, i miei pensieri o la mia soggettività, se io lo guardo il canale dall'esterno come se fosse un canale di una persona, un amico, un altro youtuber che mi viene a chiedere i consigli, posso vedere chiaramente che tipo in 5-6 anni ci sta che il canale ha avuto un picco. Il canale probabilmente ha avuto il picco durante il Covid, che stavo a Dubai nella prima ondata di Covid, diciamo la prima quarantena, in cui veramente un sacco di voi hanno iniziato a seguirmi. Infatti anche per strada, stando in Italia un po' più di tempo, diciamo in quest'ultimo mese a Rimini eccetera, molti ragazzi, alcuni di voi sono venuti a dirmi ah, io ho iniziato a seguirti a Dubai, quindi so che quello era il momento in cui il mio canale era, diciamo, ad un picco. E penso che dopodiché, sia per colpa mia ovviamente, perché è facile addossare le colpe e dire ah no, le colpe sono fattori esterni, ma no, io penso che per colpa mia l'ho preso un pochino per scontato e non ho lavorato tanto quanto potessi e volessi, e non ho lavorato sicuramente quanto avevo lavorato, diciamo, inizialmente sul canale per farlo andare, diciamo, in cui facevo veramente, mettevo 4 video a settimana, quindi sempre a giorni alterni, e mi ricordo che letteralmente non avevo un minuto di recupero. Infatti avevo tipo sacrificato comunque un sacco di
amicizie e tempi, diciamo, feste e going out all'università, perché mi ero detto che in quel momento la mia priorità assoluta era provare a costruirmi qualcosa, a crescere sui social, e quindi letteralmente tutto il mio tempo libero lo mettevo in quello. E quindi, se vediamo oggettivamente, ci sta che io ho avuto un piccola e dopodiché per colpa mia il canale è iniziato un attimino a mantenuto per un bel po' di tempo, ma poi ovviamente col passare del tempo ci sono altre novità, io non sono più la novità, ci sono altri influencer, e come è normale, penso, tipo, ho iniziato a vedere un pochino il declino del canale. E allo stesso tempo ovviamente ho iniziato Kaizen a Dubai 2 anni fa, che adesso sta andando abbastanza bene, che sta prendendo molto molto del mio tempo e ovviamente un sacco di rischi, e penso che se a voi vi piace questo stile di video ne porterò molti di più e vi parlerò anche molto meglio anche di Kaizen per chi fosse interessato. Però non parliamo di Kaizen adesso, parliamo di muscoli a vita. Nell'ultimo periodo alla fine mi sono messo comunque, vedendo che il canale stesse un pochino scendendo, ho provato diverse cose, ma se c'è una cosa che non ho mai fatto, secondo me, è non ho mai, diciamo, gettato la spugna e non ho mai deciso di impegnarmi di meno perché il canale non stava andando così bene. Anzi, ho investito nel canale andando in America insieme a Sammy, abbiamo provato a fare una serie in America che secondo me era fighissimo. Nessuno di quei video nemmeno ha superato i 10.000 views, diciamo, a video, e so che le views sembrano una metrica un pochino, io le chiamo metriche di vanità, un pochino stupide, però considerate, se tu al lavoro tuo magari utilizzi dei KPIs che sono Key Performance Indicators o qualsiasi cosa, gli esami, ti sei spaccato il culo, hai studiato 100 ore 100 ore per l'esame, poi l'esame ti va male o ti va bene, comunque è un KPI, no? È tipo una metrica che utilizzi per capire come stai andando. E noi che siamo, tra virgolette, su YouTube, le views, i like, i commenti, la comunità, eccetera, eccetera, queste sono tutte metriche importanti per capire come sta andando l'andamento e se si sta crescendo oppure no. E secondo me è quello, è che negli ultimi 2 anni, nonostante tipo ho continuato a mettere video, io non mi sentivo benissimo, ho avuto un periodo, diciamo, un pochino di, non dico depressione perché non sono stato clinicamente la diagnosi clinica non ce l'ho avuta, però tipo non mi sono sentito benissimo. Magari farò un altro video se siete interessati su di quello e di come ne sono uscito praticamente completamente. E, però c'è stato un anno intero dove io facevo video e vi continuavo a dire: raga, io non mi sento al top, però grazie comunque che mi state guardando. E ho continuato, no? Non mi sentivo al massimo, però quel un video a settimana minimo ho continuato a, diciamo, impegnarmici sopra, arrivando adesso a questo punto qui. Siamo a giugno, è passato 2 anni da quando, diciamo, il canale magari non è più un peak channel, e mi sento che siamo nella stessa identica situazione, e quella è la sensazione più brutta di tutte per me, perché per chi mi segue lo sapete, per me Kaizen è tutto. Kaizen è la filosofia che io vivo e voglio vivere ogni giorno, che è quella del keep improving, ce l'ho tatuata proprio qua anche addosso, e vuol dire che tu in qualsiasi cosa devi continuare a darti da fare per vedere un miglioramento, e se tu non vedi un miglioramento ci sta che a una certa o in alcuni periodi di tempo accetti che ok, in questo, che ne so, mi prendo l'estate, quindi faccio 2 mesi quest'estate dove l'unica cosa che voglio fare è ricaricarmi, andare in spiaggia, stare con gli amici, non fare tanto, ci sta quello. Però a lungo termine vuoi vedere, diciamo, una crescita, poi sì, nel breve termine può andare su e giù, però a lungo termine vuoi vedere una crescita, e io è da troppo tempo che non la sto vedendo con il canale, quindi voglio cambiare in generale. Questo è, diciamo, il punto di tutto questo video. Voglio cambiare perché voglio tornare a fare letteralmente quello che io mi ha spinto di iniziare il canale, che era portare sì contenuti scientifici informativi, infatti è un motivo di pride, vado veramente fiero che sono stato uno dei primi a portare quel tipo di contenuto, e lasciatemelo dire, mi sento, e questo magari è completa vanità, ego, però mi sento che ho cambiato comunque l'industria italiana. Ci sono un sacco di ragazzi che adesso si allenano molto meglio anche grazie al fatto che ho portato, o sono stato uno dei primi canali a portare quel tipo di contenuto in Italia. E come ho fatto quello, però in realtà la cosa fondamentale, più importante ancora, non era solo il fatto di portare quei video, era perché io stavo parlando a me
me stesso perché avevo fatto così tanti anni buttati al cesso seguendo informazioni che non funzionavano. Poi ho trovato la scienza, ho iniziato a vedere i risultati, ho detto sai cosa, faccio questi video perché so che può aiutare qualcuno e so che se qualcuno lo applica vedrà dei risultati migliori rispetto a tutti questi altri magari contenuti youtuber non scientifici che alla fine continui a fare questi, che ne so, circuiti di 6 minuti però non vedi i risultati. Ma perché? Perché io ho trascorso anni e anni seguendo quel tipo di contenuto senza vedere risultati, mi spaccavo senza vedere risultati. Quindi quando ho trovato la scienza ho detto faccio questi video per chi? Alla fine per me stesso, per me di 2-3 anni fa, per me nella situazione in cui stavo prima. E quindi penso che quella comunque era la base del mio perché, no? Il mio purpose era fai dei video che possono aiutare il vecchio Giulio, diciamo, il Giulio bambino o il Giulio ragazzo a non commettere gli stessi errori e magari dargli delle riflessioni, dargli degli spunti che così può applicare in pratica e risparmiare e non sprecare tempo come invece ho dovuto fare io. Quindi se questa è la base di tutto il canale, andando avanti, per quanto io non sono assolutamente un master, un maestro di vita o altro, cioè solo 26 anni, però ci starebbe che io comunque negli ultimi anni ho imparato tante cose, magari non specificamente solo sul fitness, ma in tutto il resto, in business, gestire viaggi, gestire pagamenti, gestire un team, gestire le finanze, gestire eccetera eccetera, gestire contatti, gestire manufacturers, no? I produttori, gestire import, export, tasse, eccetera eccetera, un sacco di roba che alla fine magari può aiutare, anzi sicuramente può aiutare in me di 2-3 anni fa quando avevo iniziato tutte queste cose e veramente non avevo idea di come far funzionare niente. Quindi tutto questo video per dire cosa? Che io non sono felice di come sta andando il canale, ma non perché non sono felice di te che stai guardando adesso e della comunità che abbiamo costruito, perché secondo me la comunità che abbiamo costruito è una bomba, è una delle più forti e solide in Italia, però non sono felice di accettare in questo momento che questo è tutto e non attrarre, diciamo, nuove persone, perché penso che comunque posso aiutare nuove persone anche in Italia. E quindi sì, questo era il video e voglio anche, ve lo sto dicendo anche per sapere cosa ne pensate di questo video in generale, vedere come andrà e magari tipo poter riproporre dei video un pochino meno editati, meno guarda qui che figo, sto in giro, vado in palestra eccetera eccetera, ma anche più che possono aiutare, ovviamente non sempre ma abbastanza. Questo mi aiuterebbe anche magari ad aumentare la frequenza di video che faccio, perché magari sì, faccio uno o due video più editati, carini, fighi, nel mio stile solito, ma poi ci butto dentro alcune di queste parlate che però se hanno una cosa è che vi può insegnare qualcosina e darvi qualche spunto o come minimo dare uno spunto importante a una persona di voi che magari gli aiuta, facilita la vita o gli cambia addirittura la vita. Quindi sì, questi sono i pensieri del giorno qua sul terrazzo a Barcellona. Ah, se sta una bomba, regà. E ve l'ho detto, se venite a Barcellona quest'estate non c'è così tanta gente, mi sembra, però è una di quelle mete che io vi consiglio, diciamo, c'è la città, c'è la spiaggia e c'è il mare proprio là in fondo ed è parecchio figo. Poi ovviamente anche l'Italia è bellissima, quindi se volete stare in Italia, state in Italia. Per me ormai è un'abitudine che vengo qua ogni singola estate. E niente, questo è il video, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi apprezzo un casino come sempre e keep improving, raga. Potete fare e costruire veramente cose grandi se vi ci impegnate. E è quello che sto provando a fare io con Kaizen. E io non sarei nemmeno in questa posizione, nemmeno lontanamente, se non fosse per voi. Quindi sono grato di poter fare un video del genere parlato e che ci stanno un po' di persone che ascoltano. E niente, apprezzo un casino, raga, un bacione. E keep improving. Ci vediamo presto.